maggiori controlli sulla provenienza dei prodotti venduti per garantire qualità e incentivare lo sviluppo delle aziende locali. Sarà una tale all'insegna della tutela dei commercianti e dei consumatori, quello del 13° municipio, con un occhio particolarmente puntato all'economia del territorio. Diciamo che in questa prima fase stiamo parlando di quello che sono le iniziative che sono poste in essere durante questo periodo di feste natalizie, che sono le più disparate, che vanno dalla illuminazione delle aree, i mercatini, le fiere di Natale, tutte queste iniziative che credo siano molto importanti per, insomma, cercare di stimolare una situazione un po' asfittica del commercio che in questo momento sta vivendo veramente momenti bui. Ci auguriamo che questo possa costituire quantomeno un aiuto, non riteniamo che sia la soluzione, la panacea del problema, ma credo che non faccia male al settore. La Giunta Municipale reagisce alla crisi presentando un programma di iniziative natalizie che, accanto alla consueta fiera di Natale e alle manifestazioni locali, vedrà controlli a tappeto sulla qualità della merce e un servizio di autovigilanza promesso dai commercianti per garantire la tutela dei clienti, che quest'anno saranno meno spendaccioni. Regali low cost, acquisti online e menù rigorosamente italiani che fanno bene alla salute e anche al portafogli. Ogni famiglia, secondo un sondaggio di Supermoney, spenderà 197 euro per il cenone di fine anno e poco più di 200 euro per i regali. Ostia TV ha intervistato i cittadini del territorio per sapere come useranno la 13°. Spenderete poco? Poco, sì, penso proprio poco. Su cosa risparmierete di più? Penso proprio sui regali, penso sulle cose superflue. Risparmiamo su tutto, su tutto. Ho comprato buste per i regali, un po' d'acqua, un po' di vino e basta. Che regali farà quest'anno per Natale? Sono piccolini, ne so pensierini perché i soldini non ci sono. Rispetterà, diciamo, la qualità oppure pensa di comprare una cosa che costa meno anche se magari non è un prodotto garantito? Vabbè, adesso come adesso prendiamo uno un po' che costa di meno perché ne limitiamo pure noi a soldi che ci abbiamo, no? Oddio no, cose cinese dice, no, quello no. Magari ecco compriamo di meno, però non su oggettistica troppo strana, ecco, cinese o sottomarca. Poco ma buono, ecco. Sul cibo? Un pochino si risparmia, ma non molto. Costa il cibo, specialmente questo periodo è aumentato. Il menù sarà italiano? Italianissimo, assolutamente italiano, almeno sul cibo, diciamo quella sera, anche se si mangia insomma tutti i giorni, però almeno quel giorno si sta in compagnia con dell'ottimo cibo, penso. Un Natale all'insegna del risparmio dunque, ma anche meno illuminato. Solo 6 strade si accenderanno come di consueto con le tradizionali luminarie installate dai commercianti. Il resto del litorale rimarrà al buio, compreso il centralissimo piazzale della Posta. Nemmeno le illuminazioni promesse ed installate dall'assessore Bordoni in 30 punti diversi del territorio sembrano riuscire a risollevare il morale alla città. Insomma, ad accendere questo Natale rimane solo la speranza di una futura ripresa economica.